Gianandrea Muglia, finalmente sono qui a spiccherarlo. Mi sento un po' in imbarazzo perché non ho una dizione bella come la sua. Non ho una voce fresca, non sono come lui, guarda che silhouette. Sembra uscito da Assassin's Creed, ma chi t'ha allenato? E che pizzetto perfetto, mamma mia. Oh, e che mi fai vedere la maglietta di Metal Gear. Questo mi fa rosicare un po'. Ma lo accetto perché sei tu, capito? Ormai sei una figura collaudata. Sei una voce e diventerai la voce delle future infanzie. Così un giorno ti diranno: io sono cresciuto con la tua voce, Gianandrea. È meraviglioso, Gian. Ma guardati, poi hai quella barbetta così curata. Cioè, sei un ragazzo troppo per bene e questo si riflette dalla tua voce, che è limpida, cristallina. Poi sei appassionato, capito? Io ti vedo infervorarti per le discussioni. Quando si parla di Dragon Age, di Dark Souls, che poi è meglio Dark Souls. Ma no, è meglio Dragon Age, esatto. Mamma mia, John, guardati, dalla testa ai piedi, sembri uscito da un cazzo di videogioco. Ma guardati un po', dove arriverai? Quante cose farai? Dopo Kung Fury sei diventato una leggenda. Sai, io non credevo potessi arrivare a quei livelli, ma hai una timbrica, hai una certa timbrica, figliolo. Farai strada. Certo, come collezione di Metal Gear mi starei sempre dietro, forse no, perché farei più soldi di me, ma... Complimenti, complimenti, Gian. Noi ti stimiamo, ti abbracciamo e speriamo un giorno di poter essere d'esempio. Cioè, no, prendere esempio da te. Noi vorremmo diventare come te. Gian, grazie. Grazie di esserci. Sei diventato proprio un mito.